Ma il fatto che eravamo andati in vantaggio, è chiaro che si sperava in meglio, però è stata una partita equilibrata, difficile per tutte e due le squadre, infatti non c'è stato un tiro in porta, noi facevamo attenzione a non scoprirci perché loro sono formidabili nelle ripartenze con gente di gamba e loro probabilmente facevano attenzione a noi, si chiudevano bene, quindi è nata una partita forse non bellissima, anzi secondo me brutta, però ecco, poi noi abbiamo trovato un gol, magari anche casuale, però un bel gol, e così hanno fatto loro, un bel gol anche loro. Senti, il presidente ha detto pensiamo a salvarci, che significa? Che si è allineato al tuo pensiero? No, perché magari perché i punti non ti permettono magari di pensare ad altro e quindi noi dobbiamo ancora raggiungere una quota che ci permette di essere salvi, non lo siamo tuttora. Mister, il destino ha voluto che Bitone. Non posso dire che mi fa piacere per lui, perché anche se un ragazzo che lo merita, merita questa soddisfazione, però è chiaro che a quel punto lì speravo che la svirgolasse la palla. Scipioni oggi avrebbe potuto vincere il suo primo derby, ha fatto un gran gol, insomma è stato bravo, dai. Secondo te il risultato è giusto? Sì, anche se insomma noi col vantaggio magari era una partita difficile dove a volte quando la sblocchi, solitamente questo tipo di partite chi fa gol vince. Quindi noi siamo stati poco attenti nella situazione del pareggio loro, poi negli ultimi minuti insomma ci siamo prodigati per poter cercare di fare qualcosa, c'è anche capitata una mezza occasione, ma insomma oggi è una partita che noi per come l'abbiamo fatta non è che meritavamo di più. Siamo sempre le stesse cose se continuiamo a dire che questa squadra ha poco peso offensivo, senza buchi. Questa è una cosa che si ripete da sempre, quando hai la rosa a disposizione completamente hai più possibilità di cambiare, hai più possibilità anche di giocare in una certa maniera, però anche oggi chi ha giocato ha fatto a mio avviso molto bene. Ma c'era molto tatticismo, entrambe le squadre così tenevano così a questi punti questa gara, e quindi è andata così con poco spettacolo e poche occasioni da gol, però ripeto, poi nel secondo tempo il Teramo ha sbloccato la gara, però poi noi siamo stati bravi a reagire, a pareggiare e credo meritatamente a portare a casa questo punto. Sul gol loro un po' di disattenzione del nostro reparto difensivo, mentre sul gol nostro un capolavoro di Vitone. Abbiamo raggiunto la salvezza con 10 giornate d'anticipo praticamente, e adesso siamo in zona playoff e ce la giocheremo fino alla fine, sapendo che ci sono degli avversari con squadre importanti e squadre che a gennaio hanno fatto un mercato importante, tutte, e quindi noi siamo lì e ce la giochiamo, cercheremo di giocarcela fino in fondo. Teramo secondo me ha l'organico per ambire i playoff, veramente è stata costruita molto bene, è stata rafforzata ancora meglio. Guardate chi aveva fuori oggi, Bucchi e Petrella, che però vengono sostituiti senza grossi problemi, anche se bisogna dire che Bucchi è uno dei migliori attaccanti di questo campionato, e ci metto anche il nostro De Sosa e altri, tanti altri, però ripeto, Teramo lotterà fino alla fine. Sì, senza ombra di dubbio, più maturo, c'è una crescita importante, la squadra ha raggiunto un equilibrio maggiore e quindi niente, c'è convinzione, c'è autostima, ma soprattutto c'è un gruppo forte che ha voglia di lavorare ogni giorno, che si mette in discussione ogni giorno. Poi ripeto, vedremo alla fine cosa viene fuori, però secondo me devo fare complimenti a questi ragazzi che stanno facendo qualcosa di straordinario. Oggi a Teramo non era facile, perdevi 1-0 e invece
hanno reagito alla grande ancora una volta.